Bentornati ragazzi in una nuovissima Top 10. Oggi stileremo una classifica dei miei 10 Final Fantasy preferiti. Inutile dirlo ragazzi, sono un grandissimo fan della saga di Final Fantasy. Infatti sono un Final Fantasy. Fan, Final, capito? Iniziamo. Numero 10. Ve lo dico subito, è inevitabile che qualcuno resterà fuori e molto probabilmente sarà perché non l'ho nemmeno giocato. La saga dei Final Fantasy è iniziata nell'87, io sono del 94, alcuni titoli sono riuscito a reperirli, altri ancora li devo giocare. Quindi piano piano li giocherò. Decima posizione per il terzo capitolo della saga, uscito nel 1990 ma arrivato in Italia solo nel 2006 su Nintendo DS. Ufficialmente è arrivato nel 2006, poi qualcuno l'aveva reperito prima e... Numero 9. Nona posizione per Final Fantasy 13. Ribadisco, 13. A differenza di quello che potreste dire voi, a me il tredicesimo capitolo è piaciuto, tralasciando la seconda e la terza parte, che secondo me sono quelli ad aver sputtanato il tredicesimo capitolo. È un po' lineare, forse sì, un bel po' lineare, però è figo. Il gameplay è fatto benissimo, il fatto di poter mischiare sei classi a piacimento con tre personaggi dà parecchie soluzioni strategiche. Infatti il gioco si presta anche per essere rigiocato alla fin fine, provare le varie classi, eccetera, i personaggi, le ambientazioni, che sono due marchi di fabbrica della serie, secondo me. A me è piaciuto. Numero 8. Ottava posizione per Final Fantasy 2 del 1988. Segue il diretto ovviamente del primissimo capitolo che ha dato veramente slancio alla Squaresoft, che adesso ovviamente è Square Enix. Bel capitolo. Numero 7. Settima posizione per Final Fantasy Dissidia. Ho giocato soltanto il primissimo, non ho giocato lo 012, mi sembra che si chiami così il secondo, giusto? E mi è piaciuto da morire il fatto di poter vedere vari personaggi di varie saghe della Final Fantasy. Vari personaggi di vari capitoli mixati insieme è favoloso. E spero di poter vedere in futuro un capitolo su PlayStation 4. Numero 6. Sesta posizione per il primissimo Final Fantasy, uscito nel 1987. Penso che sappiate tutti l'origine dei Final Fantasy, però ci sta che qualcuno lo sappia, quindi ve lo accenno io. In pratica la Squaresoft stava chiudendo, era in crisi, non riusciva a vendere i suoi giochi e decise di fare un ultimissimo capitolo e di chiamarlo Fantasia Finale per segnare il fatto che fosse l'ultimo videogioco. Il problema, o meglio, la fortuna è che così non è stato e oggi abbiamo la saga che tutti conosciamo. Numero 5. Settima posizione per Final Fantasy 7 Crisis Core o Crisis Core. Dico sempre la doppia pronuncia perché crisis la dico all'italiana, crisis non fare l'inglese. Perché tendo a pronunciare l'inglese sempre in due modi? Perché bisogna pronunciarlo all'inglese, crisis. Ma se la voglio dire all'italiana è crisis core. Non se ne esce. Numero 4. Quarta posizione, medaglia di legno per Final Fantasy 9. L'ultimo capitolo uscito per PlayStation 1. E veramente ben fatto. Avete presente quando una cosa è talmente ben fatta che vi viene da dire soltanto wow? È questo il caso. Wow. Numero 3. Terza posizione, medaglia di bronzo per Final Fantasy 12. Altro capitolo che è stato abbastanza criticato, non quanto il tredicesimo, perché a livello di gameplay è ineccepibile. Molti hanno criticato più che altro la storia. La cosa bella di Final Fantasy è che non hai la possibilità di affezionarti al singolo capitolo e quindi ci può stare che qualcuno ti piaccia di meno, ma semplicemente perché ti tocca meno nelle corde l'argomento, probabilmente. Numero 2. Seconda posizione e medaglia d'argento per Final Fantasy 7. E vi aspettavate di vederlo in prima posizione, dite la verità. Ebbene, non è il mio preferito. Storia è fantastica, Sephiroth è meraviglioso, l'ambientazione industriale è... E adesso aspetto la cosa a capitoli per PlayStation 4. Bellissimo, ma non il mio preferito. Numero 1. Prima posizione e medaglia d'oro per Final Fantasy 10. C'è un motivo ben preciso perché questo capitolo sia il mio preferito.
è stato il mio primo Final Fantasy. Mi sono piaciuti personaggi come Wack, Auron, Seymour, l'ambientazione e il fatto di trattare la tematica del razzismo, perché gli Albed sono considerati lì come i neri da noi praticamente, o gli omosessuali se volete. Il fatto che la religione stessa sia la promotrice di questo razzismo, la religione nel gioco e non nella realtà. Però c'è questo connubio tra religione e razzismo che a me ha fatto impazzire. E per me qui si sintetizza l'essenza di un videogioco, che secondo me non si differisce per nulla dal cinema. Il fatto di poter raccontare una storia matura, ma che sia divertente e che ti faccia anche un po' riflettere. Anche se alla fin fine il razzismo nei confronti degli Albed non è il tema centrale di tutto il gioco. È uno dei principali, ma non il principale. Però c'è. E sono contento di averlo giocato. Mi raccomando, iscrivetevi, condividete e lasciate un bel like al video. E soprattutto commentate rispondendo alla seguente domanda e potreste essere inseriti nel mio prossimo video. Qual è il vostro capitolo di Final Fantasy preferito e perché? Mi raccomando, scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima top 10. YouTube!